Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno agli ascoltatori di Radio Nettuno, benvenuti a chi ci segue in streaming, nettunotv.tv. Ripartiamo dal tempo, ripartiamo dal caldo, è l'argomento sicuramente del giorno, ma siamo tutti a caccia ovviamente di notizie per capire quanto ancora dovremmo sudare. Allora, temperature estreme sono previste sulle pianure centro-orientali e sulla fascia costiera della nostra regione, fase gialla, per ulteriori 24 ore dalla mezzanotte di oggi, con vento forte, però attenzione sui crinali delle stesse zone appenniniche. Il bollettino che è stato emesso poco fa da ARPA indica condizioni di ventilazione forte sui rilievi appennici centro-orientali già a partire da queste ore, con valori medi di intensità compresi tra 35 e 40 nodi. Anche la città di Bologna ha potuto godere in qualche modo di un po' di ventilazione in più. La situazione resta e sarà stazionaria nelle zone costiere per le successive 48 ore, quindi di fatto ancora un po' di caldo per sicuramente altre 24 ore. Cambiamo pagina, si torna a dibattere sulla cittadella giudiziaria e sul progetto di realizzarla all'ex Stamoto. Nel pomeriggio se ne parlerà in tribunale un incontro promosso dalla giunta distrettuale della NM dell'Emilia Romagna e dagli ordini degli avvocati. Intanto il presidente degli ordini degli avvocati, Giovanni Berti Arnaldi Veli, ha ribadito il suo secco no, lo ha fatto al microfono di Michela Conficoni. Vediamo e sentiamo. Siamo contrari per una serie di ragioni che abbiamo ampiamente esposto. Ci fa piacere che ultimamente anche il Comune stia andando in questa direzione, una direzione certamente di prudenza, prima di prendere una decisione così importante, così di impatto per la città. Noi ribadiamo che è un'operazione nella quale dobbiamo avere attenzione, soprattutto per la cittadinanza, per tutti i cittadini. Non è una questione che riguarda solamente gli avvocati o solamente gli operatori della giustizia, riguarda la città intera. Abbiamo messo a disposizione 93 milioni di euro, certamente non sarebbero sufficienti per fare l'intera operazione di ricollocazione di tutti gli uffici giudiziari di Bologna. Qualsiasi altra soluzione che parcellizzi gli uffici giudiziari sarebbe certamente non idonea, perché creerebbe problemi di mobilità enormi, oltre che un problema importante anche per l'amministrazione comunale, cioè il destino poi di tutti questi contenitori di proprietà pubblica che verrebbero abbandonati nel centro città e che farebbero probabilmente una fine di abbandono, come abbiamo visto fare la maternità fino a quando non è stata acquisita da un privato. Non solo è una scelta sbagliata, ma è anche una scelta inopportuna, visto che in città, in continuità con gli altri uffici giudiziari che non hanno bisogno di essere trasferiti perché sono già in edifici pubblici, quindi non pagano affitti, abbiamo più di una possibilità per sfruttare altri immobili di proprietà pubblica come la Staveco innanzitutto, ma non solo, gli ex Bastardini, le scuole verdi, insomma ci sono altri uffici che possono dare una continuità che deve essere mantenuta non solo per ragioni funzionali, pratiche per la città, ma anche storiche, culturali, valoriali. È stato firmato, restiamo sul tema della giustizia, è stato firmato questa mattina a Palazzo da Curzio il patto per la giustizia dell'area metropolitana, finalizzato a telematizzare i documenti per snellire i tempi della giustizia magari. Presenti il sindaco e rappresentanti degli uffici giudiziari di Bologna e di numerosi altri soggetti come Università, Banca d'Italia, Camera di Commercio, Ordini Professionali, spiega tutto ai nostri microfoni Susanna Zaccaria, consigliere con delega al patto per la giustizia dell'area metropolitana. Eccola. Oggi c'è la firma per il rinnovo del patto della giustizia che è stato firmato per la prima volta nel 2012 e sotteso a questo patto c'è la volontà di un accordo tra il Comune e tutti gli uffici giudiziari dell'area metropolitana e numerosi altri soggetti, ad esempio gli ordini professionali, quindi sia gli avvocati che i commercialisti che i notai, la città metropolitana, la regione e appunto molti altri soggetti per migliorare il più possibile le prassi sull'onda di quello che è stata l'introduzione del processo telematico, quindi sfruttare le tecnologie perché l'accesso dei cittadini ai servizi della giustizia sia da un lato con tempi insomma, un po' più veloci, ma anche con procedure che consentano poi agli uffici e alle amministrazioni anche un grande risparmio. Sia nella velocità appunto dei depositi che per esempio l'eliminazione dell'utilizzo della carta. In seguito alla firma del 2012 sono già iniziati diversi progetti, in particolare per il Comune di Bologna, ad esempio la firma del TSO con modalità digitali, per dirne uno. Le prassi che abbiamo introdotto sono state nel 2016 citate come buone prassi dal Consiglio Superiore della Magistratura. Oggi la firma è il rinnovo degli impegni tra tutti i soggetti che avevano già partecipato
anticipato l'introduzione di 6 nuovi soggetti e l'allargamento all'area metropolitana. La prima firma del patto ha dato veramente dei risvolti che forse non si riuscivano neanche a pensare in maniera così positiva. Come dicevo, col fatto che siamo in corsa, adesso è molto più semplice dare corso a delle nuove procedure, non siamo più all'inizio. E adesso ci spostiamo invece in Piazza Verdi, perché oltre al caso denunciato da un oste nella piazza universitaria, ricorderete la notte tra il 20 e il 21 di giugno, non sono emersi altri episodi di minacce subite da parte dei commercianti della zona universitaria di Bologna, da parte di venditori abusivi di alcolici. E quanto è emerso dalle indagini della Procura e della squadra mobile nei confronti del giovane bengalese identificato dopo le minacce denunciate dalla polizia, era stato aperto un fascicolo per tentate estorsioni in concorso. Dopo l'audizione del barista minacciato, i poliziotti coordinati dal PM Marco Forte e dal procuratore aggiunto Walter Giovannini hanno sentito sommariamente decine di commercianti delle vie universitarie, non solo di bar e ristoranti. Qualcuno ha segnalato disagi per la presenza degli abusivi, ma nessuno ha dichiarato di aver subito minacce o comportamenti estorsivi. E adesso torniamo a parlare non tanto e non solo del passante di mezzo, diciamo in qualche modo indirettamente, ma di quelle che sono le opere a cui il passante di mezzo in qualche modo attraverso il suo stesso finanziamento avrebbe dato il via libera. Ne parliamo e ringrazio per la sua presenza in studio con il presidente del Comitato per l'Alternativa al Passante Nord, che è Gianni Galli, che saluto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, dicevamo, un conto è il passante di mezzo e oggi lo teniamo in disparte, solamente certo. Diciamo l'operazione attraverso cui vengono finanziate altre opere di adduzione che sono sul territorio. Certo. Intanto ci aiuti a capire cosa sono le opere di adduzione per il territorio. Allora, da una semplice slide che pregherei la regia di portare avanti, abbiamo inquadrato quello che è, diciamo, tutta l'area del quadrante nord. Cioè, Bologna è attraversata principalmente dall'autostrada est-ovest nella dorsale della città, che è la riga verde che noi vediamo dal basso. Poi abbiamo tutto il quadrante nord, che è la parte industriale abitata e carica di densità di traffico, che dovrebbe essere logicamente rivista, perché il passante nord non tocca oggi più quel territorio e viene rinvigorita quella che era l'arteria cardine del vecchio PRIT, che è la trasversale di pianura. Che cosa oggi riscontriamo? Quello che le risorse sono state liberate e vanno a prevedere per questo quadrante nord hanno due errori molto forti. Sì. Uno è il tracciato dell'intermedia di pianura, che è il primo rosso che noi vediamo da destra a sinistra, diciamo, dello schermo, che parte con un tracciato che non è più logico. È un tracciato che non coglie più dove la città si è arricchita, gli uffici era, la via del Frullo, tutto il trasferimento su una dorsale che è molto più a sud. E questa intermedia non c'è ancora, insomma, deve non essere c'è costruita. Okay. È un tracciato nuovo che in lei grossa dice parte lì non va più bene. È sbagliata, perché il carico traffico e l'esistenza di una strada, sì, più a sud di circa 500 metri andrebbe a cogliere quello che oggi è l'istanza del traffico. Da Medicina, Castenaso, gli uffici era, si prosegue per via del Frullo fino al Gomito, la strada del Gomito, si arriva ad attraversare la statale 64 e si arriva con l'anello di Corticella alla rotonda dell'Hotel Olympic, che è praticamente la parte che andrebbe ad innestarsi sul tracciato rosso che noi vediamo, del tracciato che vorrebbero fare. Quindi per fare una piccola sintesi, lei dice finalmente con l'approvazione del passante di mezzo arrivano i soldi. Interveniamo su un quadrante. Possiamo andare con i soldi a fare le cose, però attenzione, non interveniamo con le opere che erano state progettate anni fa, perché sono vecchie. Sono vecchie e non solo, andiamo in contrasto proprio con la nuova legge sul risparmio del consumo di suolo, che già predica di sfruttare le arterie esistenti. Quindi andiamo già in contrasto con la legge nazionale. Non è ancora nata, è regionale. Ed è già regionale, già in contrasto. E di fatto noi dovremmo andare a creare una frattura tra la frazione di Quarto e il comune di Granarolo, andando a rovinare tutte le unità poderali fino alla statale Porrettana. Quindi abbiamo un tracciato di 10 km che sventra i terreni più fertili di Granarolo. Mentre a sud vediamo ancora delle slide, poi le raccontiamo perché ci segue attraverso. Cerchiamo la di vedere la slide 2, che è molto più chiara. Sì. Pregavo. Che facciamo qui, vediamo. Ecco, certo. Okay. Qui eccola, c'è qua il territorio. Perfetto. Noi vediamo i due tracciati. Il tracciato azzurro in alto, più a nord, è l'intermedia prevista dalla città metropolitana, che parte, lo vedete, dal tratto più corto, che è la Lungo Savena. Però quello che noi abbiamo segnalato è l'evidenza del tracciato rosso, che è l'intermedia che noi proponiamo,
che raccoglie tutto il traffico di via del Frullo, quindi era i camion di era, arriva alla rotonda di San Donato con una piccola nuova rotonda, si imbocca via delle carceri, via del Gomito, arriviamo in fondo sulla linea dove si gira a destra, è praticamente la circonvallazione di Corticella, arriviamo in basso alla rotonda dell'Hotel Olympic e come vede ci colleghiamo all'altro tracciato, anziché sventrare la campagna l'abbiamo già fatto. Il costo economico di adeguamento di questa arteria fatto ecco, chiaramente con un po' di espropri bisogna farli comunque nel senso è molto minimo perché è un metro almeno per lato, sono fossati o poco più e si risparmia oltre 9 milioni di euro. Questa si cifra, risparmiano soldi, si risparmia terreno e si evita di rompere troppo le esattamente, scatole e si hanno le risorse è proprietario di quel, per di lavorare quel sulla trasversale. Certo. Quindi sulla la slide numero 3 sì, ci dà l'altro grande problema che si apre. E qui noi vediamo un po' anche forse la necessità di adeguarsi dai progettisti eccoci della città metropolitana. Che cosa segnalo? La trasversale di pianura, se letta con l'ottica di un passante nord, veniva declassata, quindi era caduta l'attenzione e non si pensava di recuperarla. Il passante di mezzo, scelta felice, anche se tecnicamente meno ricca della nostra proposta fatta dal sindaco Merola, rimette in pieno assetto la trasversale di pianura, ma non è stata conteggiata nelle opere di adduzione. Qui è l'altro grande tema. Quindi quello che si vuole fare... Si sono dimenticati un pezzo di un'opera? Un pezzo di un'opera. Il tracciato... Che non è importante. È fondamentale. Il tracciato principale... Non importante, è ironico. Quindi è ironico. Si sono dimenticati un pezzo importante. Un pezzo importante. Ma perché se lo sono dimenticati i giornali? Allora, qui il discorso si vuol dire che probabilmente le risorse sono state spese molte per l'intermedia di pianura. Quando si è andato a guardare quello che si poteva fare sul nodo di Funo e sulla trasversale mancavano le risorse. Però noi sappiamo che dalla rotonda di Medicina al cimitero di Budrio ci sono 4 chilometri di strade che non è la trasversale. E vediamo vecchia... sempre la slide, sempre sulla 3 siamo... La 3, sì sì, è la 3 fondamentale. Grazie a Filippo Patti, ecco qui, allora così... Allora, prima di arrivare... Cioè quell'area, diciamo, tutta contornata di verde, per intenderci. L'area di contornata di verde è la rotonda del Segnatello, è vicina all'Interporto. Perfetto. Allora, se noi partiamo dalla destra dello schermo, vediamo che è il punto dell'uscita Interporto. Perfetto. L'uscita Interporto prevede, nel discorso della città metropolitana, una rotonda esattamente sulla trasversale. È una scelta sbagliata ed infelice, perché la rotonda ha molti meriti, ma nei flussi prevalenti crea ingorgo e non risolve i problemi per cui è stata pensata. Quindi noi prevediamo in rosa una rotonda disassata, c'è cioè lo spazio dal casello anziché arrivare sulla trasversale. Cosa vuol dire disassata? Chiedo scusa perché alcuni termini tecnici per certo voi è spostata rispetto all'asse della trasversale, è spostata a nord in perfetto uno spazio già di proprietà di Autostrade e consente di arrivare al ponte che sorpassa la A13 che verrà allargata e gli si passa sotto, sia per chi dalla trasversale di pianura vorrebbe andare a Budrio, sia chi esce e vuole andare... Vediamo sempre la slide, chiedo certo che aiuta molto. Così ci aiuta effettivamente a capire cosa stiamo parlando, e soprattutto che... Il tracciato verde... Vediamo anche tracciati, quindi vediamo anche dove comunque devono nascere queste opere. Esatto, il tracciato verde, uscendo dalla rotonda rosa di cui abbiamo parlato... Sì. Ci porta sotto il ponte della A13, un ponte che è già più largo e consente il sottopasso sia per chi uscendo dall'autostrada gira sotto il ponte, si mette a sinistra, può andare a destra verso Budrio e a sinistra può andare verso, diciamo, l'aeroporto, verso l'Interporto. Non avremo più l'attraversamento della trasversale di pianura. Però qui nasce l'altro grande problema. Il progetto delle come opere se non fossero di... già pochi i problemi che ma infatti guardi è un nodo di 2 chilometri che è fondamentale per l'economia del paese. Noi non comprendiamo perché non venga portato in risalto. I 1800 metri del tracciato dal casello dell'Interporto alla rotonda di Segnatello non ci si pensa di allargare. È una strada che è a una corsia unica, ha un ponte stretto che fa da imbuto. E guarda bene, hanno creato 2 distributori di carburante negli anni passati sullo stesso tracciato, uno di rimpetto all'altro, che creano una pericolosa strozzatura per camion e auto.
Io penso che bisogna studiare per fare tante cose sbagliate in 1800 metri. Ecco, Gianni Galli, questo le chiedo perché effettivamente, ormai lo conoscerete Gianni Galli, insomma, per tanto tempo... Come abbiamo studiato a fondo queste cose. No, ma noi l'abbiamo ospitato volentieri su Nettuno TV e su Radio Nettuno, proprio perché prima c'era era il no secco al passante nord, in realtà tutti dicevano no, che Gianni Galli sbagliava e viva il passante nord, poi improvvisamente si è svegliato prima Merola e poi anche gli altri, ha detto no, è sbagliato, passante di mezzo. Adesso allora io darei molto retta a Gianni Galli perché effettivamente diciamo già l'altra volta ha dimostrato certo. Che per 15 anni avevamo parlato e speso dei soldi, perché ricordo che il passante nord sono stati messi dei soldi per fare i cosiddetti piani di fattibilità e tutto quello che serviva. Certo. Quindi a questo punto diciamo, però la domanda a Gianni Galli è o lei è un genio no. O gli altri effettivamente ragionano un po', non lo so, adesso non vorrei offendere nessuno. No, cioè, assolutamente. Però, qui c'è un aspetto, secondo me, che il cambio delle persone, degli amministratori, ha portato come concausa di un rallentamento dell'analisi di questo aspetto. Quindi lei li assolve tutti, è più buono di me. Lei dice, diciamo sono che tutti bravi, noi, però sono cambiati, i nuovi non si sono ancora... Noi abbiamo sempre parlato con gli amministratori, sì. Infatti non a caso abbiamo molti sindaci che ci hanno chiesto di fare delle grosse assemblee pubbliche sul sì. Territorio, proprio perché noi non diciamo no, diciamo facciamo meglio. Cos'è successo? Il cambio di indirizzo tra passante nord e passante di mezzo, che è la logica trasportistica, ha, diciamo, modificato quello che era il vecchio pensiero pianificatorio di quell'area. L'asse del quadrante nord con l'interporto da una parte e il Center Gross dall'altra, che noi vogliamo valorizzare perché sia il Center Gross che l'interporto non meritano un intervento... Vediamo sempre un po' di slide perché certo, aiutano a capire cosa stiamo parlando. Non meritano un intervento mediocre di questo spazio perché... Risolvendo con il rifacimento del ponte sulla 13 l'allargamento di 2 chilometri alla rotonda verde del Segnatello, sì. Noi creiamo quel flusso che serve all'interporto e al Center Gross, senza creare una rotonda che andrebbe a bloccare il traffico. E oggi bisogna fermarsi. Non è che diciamo il passante di mezzo, se non scegliamo questo non si fa nulla. No, il passante di mezzo ha dato le risorse, tocca a noi fare bene le cose, sia l'intermedia... Che l'altra. Faccio una sintesi magari non correttissima per far capire anche chi ci sta seguendo e aiuta anche me stesso, diciamo, alla fine gli dice prima c'era il passante nord e una serie certo. Di opere da fare, poi dice abbiamo tolto il passante nord, abbiamo messo il passante di mezzo, ma bisogna cambiare anche le altre opere. Perché il passante nord era molto vicino alla trasversale. Chiaro, ed era previsto di banalizzarla, mentre invece oggi noi abbiamo sempre detto il quadrante nord è doppio. Uno è l'asse della città, che non puoi modificare, devi migliorare. L'altro è devi dare supporto certo. All'interporto e al Center Gross. Qui, se veramente ci aiutiamo tutti, è un bene per la città. Per tutti, vede il tondo? È un tondo che dimentica il braccio destro e sinistro della trasversale. È dimenticata. Mentre invece è qui che noi lavoriamo per fare bene le cose. Allora Gianni Galli, grazie intanto perché anche queste slide ci hanno molto aiutato, mi dispiace per chi le ha dovute solo sentire raccontare attraverso Radio Nettuno, ma chi è collegato su Nettuno TV in streaming ha visto bene, poi avremo possibilità di metterle anche sul nostro sito così che ognuno possa certo, vedere grazie. Anche i più radiofonici. Allora noi siamo già venuti per una piccola parte, ma a questo punto davvero l'idea è portiamo il camper, facciamo questo percorso, quando lei dice lì c'è la strozzatura, qui la rotonda non va bene, andiamo proprio con le telecamere visivamente a far vedere, lo visivamente lo faremo, adesso come sa siamo un po' anche sull'Appennino che certo. I problemi non mancano, però assolutamente vediamo di farlo perché toccando con mano, sempre nell'ottica diceva lei, non è dire no, è fare le cose fatte bene. È una pubblica è utilità. Diverso. Domani sera, un ultimo sì, flash, prego. Invitavo i cittadini a un'assemblea pubblica partecipata anche di amministratori a Bentivoglio, ci sarà il sindaco, ci saranno amministratori e consiglieri. Ne parleremo e cerchiamo di fare un po' il punto della situazione per avere, diciamo, un'attenzione in più. Grazie a lei. Molto bene, grazie a Gianni Galli, presidente del Comitato per l'Alternativa al Passante Nord. Ricordo che noi tra poco andremo a collegarci anche in diretta con il Consiglio Comunale perché oggi c'è una sessione importante di cui parleremo tra poco con anche collegamento europeo, però prima vogliamo parlare del 37° anniversario della strage del 2 agosto, 85 le vittime alla stazione di Bologna, 200 i feriti, saranno tutti ricordati con altrettanti spettacoli itineranti nella città. Sarà anche protagonista la nostra emittente televisiva che si è messa a disposizione, Nettuno TV insieme a Teleromagna, li siamo messi a disposizione dell'Assemblea legislativa per effettivamente dare un supporto a questo progetto. Ne abbiamo parlato però questa mattina con il regista Matteo Belli, andiamo a sentire cosa ci ha detto. Abbiamo cercato di creare dei percorsi che avessero un senso chiaramente per la topografia della città
e anche per la percorribilità, ma anche tenendo conto di quelle che sono le relazioni che univano le vittime di natura parentale o amicale. E quindi abbiamo raggruppato persone che erano in stazione insieme o che lavoravano insieme o che aspettavano le stesse persone. Le abbiamo raggruppate negli stessi luoghi che quindi ospiteranno più palcoscenici, più narrazioni. Quindi alla fine gli 85 punti, diciamo, della città sono sintetizzati in una cinquantina di luoghi, suddivisi in 12 percorsi per rendere più agevole, razionale e anche chiaro la possibilità di muoversi e di ascoltare il più possibile tutti. Quale criterio ha usato per rendere la vita di ciascuna di queste vittime? Quanto dura ciascun racconto? Sì, il racconto va dai 2 ai 5 minuti più o meno. Io ho chiesto ai narratori di raccontare la vita, di cogliere quegli aspetti che potessero più direttamente, più concretamente, darci un'idea della persona viva, come la potremmo incontrare oggi, come la possiamo ricordare e sentire viva oggi. E quindi, certo, molti parlano del momento fatale, è logico, però con un amore, con un rispetto ovviamente, ma anche con un'intensità a volte che emoziona proprio per la capacità di risentire queste persone a distanza di 37 anni. E nell'occasione, parliamo ancora del ricordo della strage della stazione di Bologna, è stata realizzata una mappa interattiva per individuare i luoghi. Ne parla Max Benini, autore della mappa. Sentiamolo. Allora, qui c'è la mappa che verrà utilizzata. Esatto, allora siamo partiti dalla mappa cartacea e abbiamo pensato di utilizzare i mezzi di Google per creare una mappa interattiva che desse la possibilità al cittadino di andare un pochino più a fondo rispetto alla mappa cartacea. La mappa cartacea fa vedere principalmente i percorsi e i luoghi fondamentali, ma non si riesce a capire chi sta dove. La mappa interattiva approfondisce la presenza del narratore nel percorso, quindi c'è possibilità di zoomare nella mappa, andare a guardare un determinato percorso, sapere quali sono le vie che compongono questo percorso, le foto dei punti fondamentali, in modo da rendere più fruibile la navigazione quando la gente sarà in giro a fare il giro di tutti i narratori. La mappa interattiva si trova ad un sito, è un'app? No, si trova embeddata nel nostro sito dell'Assemblea Legislativa, la voce cantiere 2 agosto, e ci sarà la possibilità di espanderla a tutto schermo e interagire direttamente su Google Maps. Quindi quando uno guarda la scheda di un narratore su Google Maps, avrà anche la possibilità di calcolarsi il percorso dal punto in cui si trova al punto dove deve arrivare. Bene, allora, questo per il fatto del 2 agosto. Ricordo che ancora una volta la nostra emittente, come tutti questi anni, vi garantirà la diretta televisiva del 2 di agosto, proprio per darvi la possibilità di seguire, per chi non dovesse essere a Bologna, di seguire questo momento di ricordo, e quest'anno anche in maniera, come avete sentito, anche attraverso questo lavoro e questa opera. Allora, non so se è già pronta dal Consiglio Comunale, sì, Michela Conficconi, la vedo già insieme a Daniele Ara, per cui se mi sente do subito la linea a te, Michela. Certo, allora stiamo tenendo pienissimo il Consiglio Comunale che oggi inizierà con il ricordo del 30° anniversario dell'Erasmus, quindi è presente anche il Rettore, tra poco uscirà insieme al Sindaco, però nel frattempo abbiamo chiesto a Daniele Ara, Presidente del Quartiere Navile, sulla sicurezza della Bolognina, dopo un'altra aggressione di un barista che c'è stato sabato, è stato pestato. C'è l'impressione che in Bolognina, nonostante l'esercito, nonostante più controlli, in realtà poi questa sicurezza non si riesca a garantire. Ma finalmente ne riparliamo, perché sono mesi che non ne parlavamo, e direi che tutti i dati ci dicono che la Bolognina adesso è in media con il resto della città. Tra parentesi, io ho fatto l'Erasmus, per cui festeggio anch'io oggi, ho fatto l'Erasmus, è stata una gran bella esperienza, ma nella Bolognina l'Erasmus è un fatto normale, nel senso che c'è uno scambio tra culture molto importante e molto positivo. È un successo, un fatto grave, come purtroppo avviene in tante parti della città e del nostro paese. Ci sono persone che bevono, c'è un problema di alcolismo, c'è un problema di emarginazione, questo è un problema che avviene dappertutto. Viviamo una fase invece molto importante della Bolognina e bisognerebbe seguirla con molta curiosità.
e abbiamo un aumento della popolazione che va nelle scuole, abbiamo tanti progetti nelle scuole, l'altro giorno abbiamo ultimato un meraviglioso murale dove i ragazzi della Bolognina hanno coperto tutte un muro imbrattato da scritte idiote, aprono delle nuove attività, il mercato Albania ha appena aperto un'attività, ne apriranno altre due. Insomma, è tutto un fermento che va seguito con curiosità e ci vuole anche un'attenzione da parte dell'informazione. Quindi lei dice che si sta lavorando, insomma, più controlli, in qualche modo si sta andando nella direzione giusta. Si lavora ogni giorno senza bisogno di titoli o fenomeni sui giornali. I fenomeni di criminalità avvengono, purtroppo fanno parte della nostra società, voglio dire, sono purtroppo ben distribuiti. In un quartiere popolare possono nascere dei conflitti, questo è evidente, lo sappiamo. Però bisogna continuare a lavorare, le forze dell'ordine ci hanno garantito, ci continuano a garantire sempre un maggiore controllo, siamo in attesa dal prefetto, noi siamo pronti all'inizio dell'anno anche di fare gruppi di WhatsApp, noi siamo pronti. Quindi si potrebbe partire anche tra qualche mese? No, anche stasera, guardi, noi abbiamo già tutta la rete di WhatsApp pronta, si tratta di capire come mai quel progetto si è fermato. E questo secondo lei potrebbe garantire maggiore sicurezza, insomma, anche come sensazione da parte dei commercianti e degli abitanti? Questo è uno strumento che permette di fare meglio le segnalazioni. La sicurezza è un grande tema che si garantisce con tante cose. Abbiamo un mondo molto disuguale, dove 1,5 miliardi di africani prima o poi verranno in Europa perché cercano il maltolto che le abbiamo rubato nei secoli passati. Questo è un dato di fatto, quindi c'è un mondo che entra dentro di noi e bisogna governarlo. Poi c'è un grande tema di povertà, c'è un grande tema del 15% di bolognesi che fanno uso di sostanze e qualcuno gliele dà. Io credo che oltre al fatto terminale del problema bisogna capire da dove nascono i problemi. E nascono dalla povertà e nascono spesso dalla tossicodipendenza. Grazie al Presidente del Quartiere della Ville, Daniele Ara. Francesco, io ti richiederei la linea nel momento in cui esce il Rettore insieme al Sindaco, lo stiamo aspettando. Sì, ecco, Michela Configoni, scusa, vedo alle tue spalle, se non vado errato, l'assessore Gambarelli alla Cultura, che proprio quest'oggi sta presentando un po' i numeri diciamo dei vari progetti culturali che riguardano anche Piazza Verdi, magari sarebbe interessante avvicinarla anche in diretta, così in tempo reale. E per chiederle qualcosa effettivamente su questi progetti culturali, mentre magari andiamo a prendere contatto, io segno, intanto c'è un po' di movimento, vedo dalla sala del... Sta uscendo, vedo... Sì, vi stiamo facendo vedere che sta uscendo il rettore dell'università insieme al sindaco, adesso vediamo se riusciamo anche a chiedere una battuta prima che entri in consiglio comunale. Chiediamo se al rettore, siamo in diretta televisiva, Nettuno TV, possiamo chiedere proprio una battuta su questo 30° anniversario, quindi del progetto Erasmus che arricchisce il nostro Ateneo nel senso dell'internazionalizzazione. Beh sì, sono stati 30 anni che hanno caratterizzato un'intera generazione. Potrei definirmi un rettore della generazione Erasmus. Erasmus è cominciato prima che io mi avviasse il percorso universitario. E sono 30 anni che hanno, a mio avviso, formato dei cittadini europei, e in questi 30 anni Bologna ha giocato un ruolo particolarmente importante e spero che lo possa continuare a giocare. L'Ateneo ha avuto risultati ottimi in tantissime classifiche. Sì, gli studenti attratti a Bologna in scambio, che gli studenti nostri che sono andati a perfezionare, a spendere un periodo all'estero, sono stati moltissimi. Nell'ultima rilevazione fatta alla fine del progetto Erasmus in senso stretto, eravamo nel 2014, l'Università di Bologna era la seconda università a livello europeo per studenti in uscita e direi la quarta a livello europeo per studenti in entrata. Da allora i nostri numeri sono cresciuti, ma non c'è più una rilevazione. Comunque siamo tra le primissime università in Europa per studenti in scambio. Ci sono novità, penso di no, forse sulla riapertura della biblioteca. Lei sempre dice che a breve, adesso non ce l'ho oggi, non ho però a breve riapriremo. Sì, beh, io fin dall'inizio, quando dicevo intervistate, per me era la pausa estiva, quindi non ho i dati, però comunque diciamo sì, adesso ormai a breve. Bene, grazie. Grazie. Avete sentito il rettore in diretta? Adesso abbiamo l'assessore, vado a chiamare l'assessore Bruno Gambarelli che è alle mie spalle. Allora chiediamo all'assessore, siamo in diretta nel Nettuno TV, i dati come sta andando, insomma, possiamo avvicinarsi alla camera così raccontiamo
i dati di questa estate, insomma, dedicata alla cultura, che tra l'altro ha abbracciato la periferia con tantissime novità. Cosa possiamo stare già qui? Insomma, sta andando bene. Sta andando molto bene. Sono molto soddisfatta per la qualità dell'offerta che abbiamo portato nelle nostre periferie e anche per la risposta del pubblico. Era un test molto importante verificare che questi appuntamenti riscuotono l'interesse di un pubblico molto variegato, trasversale anche rispetto all'età, nonché rispetto, diciamo così, agli interessi. Ci ha fatto veramente molto piacere. Ognuno degli appuntamenti che abbiamo proposto finora ha ricevuto un successo straordinario, nonostante il caldo moltissime persone partecipano, e quindi non possiamo che essere soddisfatti della parte che riguarda gli appuntamenti con i luoghi insoliti delle nostre periferie. Il resto dell'offerta, cioè quello che invece si concentra maggiormente nel centro della città, come potete vedere tutti, è come al solito, insomma, accolto con grande favore dai nostri cittadini, le attività della piazza, le attività di pianofortissimo, insomma tutte le attività che conosciamo già. Questo cartellone estivo culturale attrae anche i turisti, cioè usufruiscono anche i nostri turisti? Sì, devo dire sì, sono estremamente curiosi perché si offre loro la possibilità di conoscere luoghi che sono un po' fuori dalla mappa tradizionale dei circuiti turistici e quindi non in grandi percentuali, però li vediamo arrivare molto curiosi di conoscere dei luoghi nuovi. Ricordiamo il prossimo appuntamento particolarmente importante. Abbiamo presentato questa mattina il progetto dedicato all'Orlando Furioso, curato da Alessandro Duma e da Guido Sodo. Stamattina anche abbiamo presentato le attività dedicate al circo che si svolgeranno nel parco di Villa Angioletti. Grazie moltissimo allora all'assessora Bruna Gambarelli, grazie per essere stata con noi. Francesco, io se non ci sono domande ridarei la linea allo studio. Benissimo, grazie a Michela Conficconi. Bene, chiudiamo qui il collegamento dal Comune. Adesso inizia questo Consiglio Comunale che prima si occuperà di questa celebrazione, quel sito per i 30 anni dell'Erasmus, e poi proseguirà come Consiglio Comunale normale. Noi ci fermiamo, facciamo il break pubblicitario e rientro alla pagina sportiva. In studio ritroverete Giacomo Bianchi, state con noi. Ben ritrovati i telespettatori di Nettuno TV, apriamo la pagina sportiva, lo facciamo parlando del Bologna che è tornato questa mattina a Casteldevole, mattinata di lavoro legato appunto a una serie di test atletici in vista della partenza per Castelrotto. Il Bologna partirà per Castelrotto mercoledì, arriverà nel pomeriggio e poi giovedì sarà la prima conferenza stampa dal ritiro di Castelrotto dei rossoblù. Per quanto riguarda invece il mercato, cominciano a muoversi i nomi nuovi per quanto riguarda il centrocampo dopo l'arrivo di Poli dal Milan. Il Bologna potrebbe perdere e mandare via Taider ed Eric Pulgar. Gli ultimi nomi che riguardano l'eventuale arrivo di nuovi giocatori a Bologna sono quelli di José Mauri, che Donadoni ha già allenato a Parma qualche anno fa nell'ultima stagione ad Empoli, ma di proprietà del Milan, e poi il nome caldo potrebbe essere anche quello di Rincon dal Genoa allo Juventus nell'ultima stagione, un centrocampista di grande sostanza per il centrocampo del Bologna. Parlando di basket, invece, continuano al Cappalladozza gli allenamenti individuali e per la Fortitudo, che nel corso di questo mese di luglio continuerà ad allenarsi al Paladozza agli ordini di coach Comuzzo. Tra gli altri giocatori che si allenano, molti giovani ma anche ragazzi della prima squadra, ci sono Italiano, Amici, Pini, Gandini, Matteo Chillo, che continuano una serie di lavoro personale ma anche di squadra per migliorare in vista dell'inizio del campionato. Lavoro mattiniero e pomeridiano tutti i giorni, quindi doppia seduta martedì, giovedì e venerdì questa settimana, venerdì invece solo mattina, e oggi invece si ripartirà a lavorare questo pomeriggio, però sono 5 giorni intensi anche in casa Fortitudo. In casa Virtus invece si parla di mercato, sempre calda la pista che porta Pietro Adori, potrebbe firmare nella giornata di domani, diventerà un giocatore delle Vune. Mentre per quanto riguarda altri nomi, il nome nuovo è quello di Anosic, che andrebbe a rinforzare sotto canestro il reparto dei lunghi delle Vunere. Nell'ultima stagione ha giocato a Varese viaggiando a circa 9 punti e 11 rimbalzi di media, grande rimbalzista, grandissimo atleta questo giocatore che potrebbe arrivare alla Vunera. Si è conclusa invece, parlando sempre di Virtus e di ragazzi che giocano nella Virtus, l'avventura per l'Italia Under 19 in Egitto. I mondiali hanno perso la finale contro il Canada dei Fenomeni. Il finale è stato 79-60, note liete però per la Virtus, perché come vedete in questa foto nella quale sono raffigurati
i migliori 5 della competizione. Ci sono due giocatori della nazionale italiana, sono due giocatori del Canada finalista. Uno dei due giocatori della nazionale italiana è proprio Tommaso Xilia, giocatore della Virtus, inserito nel miglior quintetto della competizione, nonostante la finale persa appunto nella giornata di ieri contro il Canada. Altre note importanti legate a rappresentative della nazionale italiana, abbiamo il piacere di avere al telefono Vincenzo Ritacca, al quale do il ben ritrovato. Ciao Vincenzo. Niente, siamo appena tornati dalla stanotte da Montecatini, dove si sono conclusi i campionati italiani, i campionati mondiali, scusa, sono ancora un po' imbarnato. Ancora un po' provato dalla cosa. Sì, veramente. Perché è stata una tensione, 9 giorni di emozioni. Certo. Sono conclusi i campionati del mondo, dove ci siamo fatti onore perché abbiamo conquistato la medaglia d'oro e siamo i campioni del mondo nella categoria over 40. Ha fatto molto bene anche la nazionale over 50, quella allenata da un ben più blasonato allenatore rispetto a me, che Alberto Bucci, dove anche loro hanno conquistato l'oro nella categoria over 50. Le altre purtroppo non ce l'hanno fatta, hanno perso le finali, l'over 55 e l'over 60, e hanno conquistato medaglia d'argento. Mi dicevi questa mattina, quando ci siamo sentiti, ancora emozionato da quanto è successo ieri, stati due momenti, diciamo, chiave della sì, giornata di ieri. Sì, per me in particolare, a un certo punto il pubblico che poi ci citava, ci applaudiva, certo. Come si fossero messi d'accordo, ho cominciato a gridare Italia, Italia, e sai, per chi gioca è un'emozione, una spinta notevole. Poi l'altra botta per la lacrimuccia è stata quando ci hanno premiato dandoci la medaglia d'oro, c'è stato l'inno e lì, come solo uomo, tutti quanti abbiamo cominciato a cantare l'inno a spazio gola, compreso il pubblico. È stato un momento veramente emozionante per tutti quanti. Dal punto di vista tecnico, ieri è stata una partita forse fin troppo facile per voi, il finale 85-60. Ma, sai, delle volte i finali sono anche bugiardi, perché l'Argentina aveva degli ottimi tiratori e poi da buoni gauchos non ci stanno a perdere, quando pensano certo. Che e quindi hanno provato, nel momento in cui noi stavamo staccandoci, nel momento in cui la forbice si stava dilatando, a mettere un po' sulla bagarre, ma i ragazzi sono stati bravissimi, tutti, e abbiamo fatto finta di niente, li abbiamo ridati indietro, però questo sì, e niente, la partita si è conclusa, come tu sai, 85-66, quindi insomma è stata un'ottima prestazione. Su tutti devo dire, è brillata, passami il suo tempo, è brillata la stella di Leon Busca, che veramente si è rivelato il playmaker che conoscevo, che mi ricordavo da Serie A, certo, quindi certo. Con ritmi giusti, tiri nel momento giusto, ma poi sono stati bravi tutti, perché veramente dall'altro playmaker giusti a tutti, ai bolognesi, perché i vari Colendi, Stignani, Calanchi e Tassinari sono fatti onore. Poi c'erano delle new entry, appunto quella di Tassinari e quella di Dalfini, che è stato il migliore, un 4-5 migliore giocatore della Silver, la Dalunda, nella zona di Verona, che addirittura è venuto da me a fare coach, mi viene da piangere, perché insomma, prima esperienza, arrivi, vinci l'oro, aspetta un mondiale. Mica male, eh? Non è male. Dico, mi emoziono io che ne ho già fatti 7 di queste manifestazioni importanti, e insomma il palmarès da povero allenatore di provincia, per amore di Dio, come conto già 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Io sono felicissimo, non contento, felicissimo. Ti aspettiamo qua per festeggiare con la medaglia, dopo che abbiamo fatto lo speciale. E vedo di portare in qualche giocatore. Volentieri. Va bene. Grazie Giacomo, Vincenzo, grazie mille. Grazie a te, ciao. Grazie davvero ciao. A Vincenzo Ritacca, che ci ha appunto raccontato questo bel successo d'Italia over 40, vincitore ieri del mondiale FIMBA, appunto over 40. Era l'ultima notizia della pagina sportiva, grazie a tutti per averci seguito, grazie alla regia di Filippo Patti, buon pomeriggio, buon proseguimento con Nettuno TV.